Come si fa a vincere il dolore anche quando questo è struggente? Sicuramente non parlarne troppo. Hai presente una ferita, magari quando ti sei tagliato un dito ed è cresciuta quella crosticina per protezione e per guarigione, e tu magari vai a graffiare la crosticina. Che cosa accade? Si amplifica ancora di più la ferita e dunque anche il dolore viene richiamato a sé. Lo stesso accade per i tuoi dolori emozionali o psicologici. Quando li racconti a tutti, narri la tua storia, ne parli con gli amici, anche con gli sconosciuti a volte, non fai che amplificare la stessa storia, cioè lo stesso dolore, ma non accogli quello che è il senso più profondo o la soluzione di quell'evento, cioè dove ti sta portando, qual è il fine e in che modo puoi ringraziare quel dolore. Lo puoi comprendere solo attraverso il silenzio, che è un'arma potente per tornare a ricongiungersi ad un ascolto più profondo, ma soprattutto a coltivare il terreno della rinascita. E qual è questo terreno della rinascita? Naturalmente il terreno dell'anima, il terreno della tua vera natura, della tua potenza interiore. Ogni evento accade per un solo scopo: poterlo superare, andare in quell'oltre e quindi evolvere ed evolverti. Quindi non ha senso narrare continuamente la storia con dovizia di particolari, perché ti riporta sempre allo stesso contenuto che l'ha creato. Invece, ritrovare uno spazio di silenzio, accogliere quel dolore attraverso un cuore aperto e quindi creare uno spazio di accoglienza, di sentire, e dunque l'introspezione porta a un ricontatto con la verità, con l'essenza, ed è dall'essenza che puoi creare il nuovo e non solo, avere una giusta intuizione, quella chiave, quell'azione che poi ti porta a rinascere nuovamente. Ogni dolore non è per sempre, è semplicemente un atto transitorio, è un processo che ti porta da un punto ad un altro della tua evoluzione. Quindi sii fiducioso del processo, abbraccia l'istante e fa sì che possa rivelarsi. E questo accade quando finalmente mettiamo a tacere tutti i discorsi del nostro ego e della nostra mente. Abbiamo bisogno in questo momento di ricontattare quell'anima che sa, che è come una bussola e sa dove portarti, e c'è un progetto che è un progetto più grande, è una forma di intelligenza assoluta che sta guidando la via della tua liberazione. Abbi fede.